siamo fuori, e quindi penso che da oggi siamo fuori perché non è che si può andare avanti a oltranza. Ho capito. E senti, con i tuoi soci, quindi avete preso di comune accordo questa decisione di fermare il tutto? No, sì, perché poi sì, ci sarà, ecco, qualche altro, ma a quello che praticamente ci sono un po' rimasti così, perché assolutamente da ieri, oggi, vabbè che ieri c'avevo un problema così, oggi non è proprio perché non si sentiva bene. Alla fine, ma neanche per questo, perché poi fondamentalmente bilanci non approvati, vari problemini che poi hanno visto, piccoli problemini che poi possono diventare grandi, perché qui c'è sembra che secondo me è come se non volessero vendere, quindi noi ce l'abbiamo messa tutta, alla fine lasciamo perdere, almeno per il momento. Il commercialista Cocci vi aveva portato documenti in più oppure era rimasto sempre con gli stessi, con le stesse carte in mano? Ma le carte sono quelle, sono sempre quelle che già sapevamo, oggi aspettavamo almeno il presidente, perché un attimino almeno che uno si guarda negli occhi che intenzioni ha, nel senso che magari uno quando si guarda negli occhi tutta la cosa, è stata una telefonata, ma così giusto per. Ho capito, quindi no, la notizia di oggi, insomma, è ufficiale, la cordata campana si ritira. Sì, ci fermiamo qui, perché poi fondamentalmente, anche perché il dottor Cocci, poverino, è andato avanti e dietro 4-5 volte, e alla fine siamo sempre allo stesso punto, visto che c'è, perché poi il dottor Cocci non è la rizza, il dottor Cocci, meno male, diciamo, è lui che ha aperto, diciamo, lo spiraglio con questa situazione. Io come l'ho detto prima, ho praticamente fatto ingolosire un pochettino dei miei amici imprenditori, però adesso siamo punto da capo, e praticamente siamo sempre allo stesso punto. Ho capito. Abbiamo l'appuntamento ieri e non è dove il presidente, perché lei diceva che c'era un impegno, vabbè, facciamo domani, oggi è molto, si è sentito male, per l'amor di Dio. Però secondo me non è che abbiano poi tutta questa intenzione di vendere, perché uno anche se si sente male, se non ha ghibirina, e dice, ah, se devo vendere, vengo, bisogna almeno a conoscere chi sono gli imprenditori, bisogna guardare in faccia, a vedere un attimino come sta la storia. Dall'altra parte un po' se sono, giustamente poi le parti poi cioè, quando ci sono gli imprenditori di mezzo, ognuno guarda giustamente interessi, poi dice allora mo facciamo vedere i nostri consulenti, allora cioè, non se ne esce più, quindi per me che ne usciamo, buonanotte. Questa è la cosa, noi ci fermiamo qua, in vita, l'abbiamo chiusa, siamo fermi praticamente da un mese, se fa le stesse cose non c'è un passo avanti, quindi il tempo non ne posso far perdere alle persone che lavorano, ma anche della credibilità di noi tutti, vuol dire che troveranno loro il modo di risolvere i problemi. A noi ci interessava, però a questo punto non possiamo più andare oltre. Ci dispiace, però diciamo che gli affari si fanno in due, sembrava che qua praticamente andavamo sempre nell'avanti, cioè se noi meno male, non lo so se qualcuno, qualche rappresentante, io l'ho visto una volta sola, ma siamo rimasti, come ho detto prima, un mese fa.